rispetto al dibattito di tutta la mattinata, penso che sia importante sottolineare il fatto che le donne rispetto al potere, fermo restando una serie di responsabilità che chiaramente ci sono dello Stato, delle politiche sociali eccetera per favorire l'accesso delle donne a ruoli di potere, però penso anche contemporaneamente che ci sia in qualche modo un nodo che le stesse donne hanno il potere di sciogliere, che probabilmente va ancora un po' affrontato, forse con altri linguaggi, con altre prospettive, considerando soprattutto anche le nuove generazioni e non solo la mia che è un pochino datata. Però mi riferisco in particolare al fatto che il rapporto con il potere talvolta trova nelle donne stesse in qualche modo una sensazione, una ambiguità legata a un'ambivalenza con la quale si vive appunto il rapporto con il potere, nel senso che per alcune è addirittura una parolaccia, per qualcun altro giustamente, non riconoscendosi nelle regole del gioco maschili con le quali sono spesso strutturate sia organizzazioni del mondo del lavoro sia altri ambienti. Nei fatti molte donne non si riconoscono, dicevo, in queste regole del gioco e quindi tendono a rimanerne fuori. Ora però è chiaro che nel rimanerne fuori il rischio è che poi in ruoli apicali ancora di più, diciamo, ci si tiri fuori, oltre che appunto non si è scelte per qualche motivo collegato alla competenza o ad altri alibi maschili, e quindi il rischio è quello di praticamente alimentare un circolo vizioso tale per cui si aspetta quasi in ottica di questua il lascito di una posizione di potere che ovviamente alcuni uomini tendono a non lasciare assolutamente mai e tantomeno ad una donna. Quindi in qualche modo si tratta anche come donne di lavorare per disinnescare questo rischio di trappola interiore che poi ha dei forti risvolti su comportamenti e atteggiamenti rispetto ai quali si può invece scardinare una logica e arrivare finalmente a occupare dei ruoli apicali. Ruoli apicali dove finalmente si possono sì cambiare delle regole del gioco, dettate anche quindi dalle donne e quindi gestite in ottica inclusiva e non solamente più maschile.